Una di quelle serate che vorresti non finissero mai. L'hanno vissuta i numerosi lodigiani che hanno gremito il chiostro del vecchio ospedale della città per il quarto ed ultimo appuntamento con la rassegna Vi è musica dal chiostro. Promossa dalla Proloco e servita, come ha ricordato il suo presidente Ettore Cattani, oltre che a far trascorrere delle serate arricchenti, a raccogliere fondi da destinare al reparto di pediatria dell'ospedale maggiore, presente con la sua responsabile. Poi, con Piera Rossi, ideatrice dei quattro appuntamenti dedicati alle voci bambine, si è entrati nel vivo dello spettacolo conclusivo, quasi interamente dedicato alla musica e dalle canzoni contemporanee. Sono quelle che hanno caratterizzato l'esperienza artistica di Sergio Endrigo, un cantante del secolo scorso capace di conservare con i suoi motivi una scottante attualità, vicina soprattutto all'universo dei più piccini. Gli hanno dato voce ed anima Stefano Torre, voce e chitarra, Gianni Satta, tromba, e Fabrizio Trullu, tastiere, un trio arricchito di volta in volta dal pubblico, partecipe sino in fondo delle canzoni proposte. Dopo un assaggio legato ai motivi che hanno imposto Sergio Endrigo ai vertici della canzone melodica italiana, ecco la seconda fase della vicenda artistica del cantante, nata dal suo incontro con grandi personaggi degli anni 70. Fra questi Gianni Rodari. Mentre i suoi libri occhieggiavano sul tavolo allestito appositamente dalla Proloco, nel chiostro del vecchio ospedale sono risuonate le canzoni, mai banali come ha ricordato Piera Rossi, che parlano il cuore di grandi e piccini. Si tratta di due album scaturiti negli anni 70 dal titolo Arca e La voce dell'uomo, che testimoniano nei fatti lo straordinario connubio artistico tra Gianni Rodari e Sergio Endrigo, artefici di canzoni che aspirano a sfidare l'oblio del tempo. Emozioni a non finire ed applausi scroscianti ai protagonisti di una serata che avresti voluto non finisse mai.